La Chiesa nascente sperimenta le prime difficoltà. Vi furono tendenze farisaiche che pretendevano imporre la circoncisione ai credenti convertiti dal paganesimo. Gli apostoli in piena comunione tolgono loro quel giogo e soltanto chiedono di non mangiare carne offerta agli idoli, né animali strangolati, astenersi dal sangue e dalle unioni illegittime. La carità fraterna è la regola d'oro nella vita della Chiesa. La novità della fede in Cristo Gesù ci libera da ogni forma di imposizione, legalismo, preconcetti, settarismo. La Nuova Gerusalemme è costituita dalle 12 tribù di Israele e dai 12 apostoli dell'Agnello come basamenti. Essa è l'unione tra il popolo dell'Antica Alleanza e quello che racchiuderà tutte le nazioni. Questa nuova città è illuminata da Dio stesso. Essa deve camminare sempre nella luce del suo Signore. Ricevere la luce di Dio significa essere guidata da Lui, vivendo nella verità, nell'amore, nella pace. L'amore a Cristo si dimostra nell'osservanza e nell'obbedienza alla Sua parola, che è del Padre. Il credente diventa dimora della Santissima Trinità. Lo Spirito Santo è la memoria viva della Chiesa. Ci ricorda le principali vicende della vita di Cristo, includendo i suoi insegnamenti. Cristo ci dona il suo amore e la sua pace. Questi doni sono un compito, un impegno, che non possiamo farne a meno. Bisogna seminarli nel mondo. Il ritorno di Cristo al Padre riempì di gioia i suoi discepoli. Il Signore ci conceda di camminare lieti nella fede, vivendo la comunione fraterna, piena di Spirito Santo, camminando anche uniti alla Santissima Trinità per trasmettere al mondo l'amore e la pace. Dio vi benedica.